Una domenica all'insegna di grandi emozioni, quella che si è tenuta il 27 novembre 2016 al Piccolo Eliseo, con il giornalista e professore dell'Università di Roma III Enrico Menduni. Andare per treni e per stazioni, edito da Il Mulino, è il titolo del suo nuovo libro. Ho avuto l'idea di scrivere questo libro perché mi hanno sempre affascinato le ferrovie e credo che abbiano un futuro oltre che un passato. Ho cercato di fare questo libro per congiungere le due cose, quindi l'esperienza ferroviaria, quello che c'è dentro ciascuno di noi della storia del treno e questo nuovo futuro che c'è adesso con l'alta velocità, questo fatto che il treno è riuscito un po' a capovolgere il suo declino. La stazione, luogo simbolo dei cambiamenti della società italiana, rappresenta il set ideale per il cinema. Tanti registi, infatti, che hanno scelto la stazione Roma Termini come set cinematografico per i loro film. Da Pietro Germi, con Il Cammino della Speranza e Il Ferroviere, a Fellini, con il famosissimo 8 e mezzo in Roma, nel quale ha voluto persino ricostruirne l'ambientazione alla stazione di Bologna. Un viaggio che ci porta alla scoperta dei sotterranei della stazione Roma Termini, per svelarne i segreti e le curiosità insieme all'ingegner Luigi Cantamessa, direttore della Fondazione Ferrovie dello Stato Italiane. Cosa rappresenta Roma Termini per l'Italia? Il cuore del suo sistema ferroviario, concepita apposta come una stazione dove i treni si fermano e non possono andare oltre, a differenza di Milano Centrale che prima di essere la stazione che conosciamo era una stazione passante. Roma Termini è dove tutti i treni o si attestavano e venivano la corsa, o partivano, oppure dove i treni si fermavano cambiando il senso. Si ricorda che uno entra in un senso e esce dall'altro. Un posto così, con un vincolo tecnico di questo genere, non può essere concepito come la stazione della capitale d'Italia. Roma Termini gestisce giornalmente 1000 treni che entrano o escono dagli impianti. Tutto ciò è possibile grazie ad un efficiente sistema di controllo automatizzato. Perché noi qui non abbiamo segnali. Il treno non avrebbe la possibilità, il macchinista non avrebbe la possibilità di visualizzare l'aspetto del segnale e di predisporre la velocità del treno di conseguenza. Quindi tutto è gestito da un radioblocco che interscambia le informazioni tra questo sistema e il treno, per cui il macchinista visualizza le informazioni su un monitor che sta in cabina e quindi lui in ogni momento sa qual è la velocità massima che può ottenere e lui si adegua di conseguenza. Noi da qui sappiamo a che velocità sta viaggiando, se è completamente controllato come vi dicevo, e vedete una striscia verde in fronte al treno, no? Quella striscia verde vuol dire che quel tratto di linea è il tratto di linea completamente controllato, il full supervision dal sistema. Quindi lui ha la certezza che tutto quel tratto di linea non solo è libero da ostacoli, da altri treni, ma ha tutte le garanzie di sicurezza per far circolare il treno a 300 km all'ora. Roma Termini viaggia verso il futuro con uno sguardo al passato. La stazione della capitale non è solo 1000 treni e mezzo milione di persone in transito ogni giorno. E la stazione, in una sua ritrovata identità, è il luogo che fa parte contemporaneamente della vita collettiva della città e dell'esperienza privata di tante persone. Sì, perché la stazione è anche il luogo delle partenze e degli arrivi, dei ricongiungimenti, delle separazioni, degli addii, degli arrivederci e del modo di salutare qualcuno che arriva. Quindi è qualche cosa che si intreccia con la vita delle persone.